Il Grande Fratello, uno dei reality show più seguiti in Italia, continua a essere un palcoscenico di emozioni e controversie. Ogni settimana i concorrenti si trovano al centro di dinamiche sociali complesse che spesso sfociano in accesi dibattiti. Recentemente l'attenzione si è concentrata su Shayla Gatta, ex velina e attuale concorrente, che ha suscitato reazioni forti da parte del pubblico e di figure pubbliche come Jessica Notaro. Jessica Notaro, nota attivista e simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, ha deciso di esprimere la sua opinione riguardo a Shayla Gatta attraverso un post su Instagram. In questo messaggio, Notaro ha criticato aspramente le parole di Shayla, che aveva descritto il suo ex compagno Javier in termini molto forti. Secondo Jessica, le affermazioni di Shayla non riflettono la realtà delle vittime di violenza e ha sottolineato come tali parole possano essere dannose e fuorvianti. Le dichiarazioni di Jessica Notaro hanno generato un acceso dibattito sui social media. Molti utenti hanno sostenuto la sua posizione, ritenendo che le parole di Shayla fossero inadeguate e superficiali. Tuttavia c'è anche chi ha difeso Shayla, affermando che tutti possono commettere errori e che l'accanimento nei suoi confronti è eccessivo. Questo contrasto di opinioni evidenzia come Il Grande Fratello non sia solo un reality show, ma un riflesso delle tensioni sociali e culturali presenti nella nostra società. La questione centrale sollevata da Jessica Notaro riguarda il peso delle parole e l'importanza di una comunicazione responsabile, soprattutto quando si parla di temi delicati come la violenza di genere. Le sue affermazioni hanno riaperto un dibattito su come le figure pubbliche debbano comportarsi e quali responsabilità abbiano nei confronti del loro pubblico. In un'epoca in cui i social media amplificano ogni messaggio, è fondamentale riflettere su come le parole possono...